Il breve filmato che vi stiamo per mostrare è una nostra nuova iniziativa. È un'iniziativa di formazione che si aggiunge al normale programma di training che svolgono i nostri allievi. Si tratta di uno stage negli Stati Uniti. È un'iniziativa nuova che portiamo avanti da un anno e alcuni i nostri allievi hanno già effettuato questa esperienza e qui la racconteranno a voi. È un accordo che abbiamo stipulato con la James Madison University e grazie alla collaborazione con Ken Kriefeld e siamo riusciti ad avviare questa bella cosa. I nostri ragazzi possono frequentare questa università, partecipare con gli studenti americani alle loro normali lezioni di psicologia e psicoterapia. Tutto questo viene svolto presso il Dipartimento di Psicologia, il livello è quello dei graduati, quindi è corrispondente alla nostra specializzazione. È una cosa fantastica perché Ken inizialmente li incontra e studia con loro, personalizza con loro quello che può essere questo percorso formativo. Un percorso formativo che dura 3 mesi ma può prolungarsi anche fino a 6. I nostri allievi vanno giù soprattutto per apprendere la terapia ricostruttiva interpersonale, che è qualcosa che abbiamo cominciato oramai da qualche anno ad affiancare al nostro programma training, perché grazie alla collaborazione con Lorna Smith Benjamin ne abbiamo colto veramente senso d'utilità forte e dal punto di vista formativo e dal punto di vista clinico nel lavoro con i nostri pazienti. I nostri allievi vanno giù e hanno la possibilità di seguire le videoregistrazioni di alcune sedute che Ken fa con i suoi pazienti, le riflessioni, il ragionamento che si sviluppa in equipe, che lui porta avanti con i propri allievi, e i nostri ragazzi possono partecipare a questi incontri. Hanno anche la possibilità di autosomministrarsi l'Intrex, il questionario che voi sapete attraverso la SASP. Lorna ha ideato in qualche modo per rintracciare i processi di copia della persona. Questo consente ai nostri allievi, Ken su questo vi aiuta, a rintracciare i loro principali processi di copia e quindi capire anche come questi si imbattono nelle relazioni interpersonali con i nostri pazienti, con i loro pazienti, per aiutarli a lavorare meglio in stanza di terapia. In questi mesi credo che ospiteremo anche noi qui i primi studenti dagli Stati Uniti. Il nostro è un vero e proprio scambio, quindi uno stage fecondo, i nostri allievi ne parlano con soddisfazione, sono contenti di questa esperienza e ci prefiggiamo di portarla avanti in futuro. Buona visione. Ciao a tutti, sono Andrea, sono uno studente dell'Istituto Daedalus di Roma e sono al secondo anno della scuola quando ho fatto questa esperienza, ero il primo. Ciao a tutti, sono Ildo, 29 anni, sono studentessa all'Istituto MC di Torino, attualmente al quarto anno di specializzazione. Ciao a tutti, io mi chiamo Lucia, ho 50 anni e l'anno scorso ho finito la scuola di specializzazione. Ho deciso di fare questa esperienza perché non volevo far scappare la possibilità di approfondire e studiare un metodo terapeutico per me nuovo direttamente negli Stati Uniti e quindi dove è nato. Oltre alla possibilità di viaggiare, di scoprire posti nuovi e di poter vivere con una cultura diversa. Cosa mi ha spinto a fare questa esperienza? Beh,
Diciamo che per me è sempre stato un sogno andare a studiare negli Stati Uniti. Ho sempre visto l'opportunità di imparare e di apprendere cose da altre culture, un arricchimento personale. E quindi quando si è presentata l'offerta, anche in maniera un po', come dire, titubante, era il primo anno, ma ce la farò, non ce la farò, ho proprio deciso di buttarmi a capofitto in questa esperienza e veramente ne sono felicissimo. Non nascondo le mie perplessità, quindi all'inizio se partire o meno, ci ho riflettuto su questa possibilità e mi sono detta: ma perché negarmi questa opportunità di approfondire e conoscere nuovi metodi di studio e di lavoro, e soprattutto conoscere meglio IRT e SASP, visto che sono due metodi sui quali pure noi ci ispiriamo sia nello studio che nel lavoro. Ovviamente, essendo io uno studente dell'Istituto Daedalus, essendo Daedalus l'organizzatore insieme appunto alla Jamie, sono stato io quello che un po' ha gestito tutto quanto. Come avete visto anche nel video, sono altre due ragazze, Lucia ed Hilde, però appunto Hilde di Torino, Lucia che era già finito, quindi io diciamo ho cercato di gestire un po' tutto quanto. E giorno dopo giorno ho dovuto sopperire ad alcuni problemi, però ogni volta che se ne presentava uno c'era sempre la voglia maggiore di portarlo a termine per poter partire. Ovviamente nessun problema gravissimo, insomma, semplicemente cose nuove, la burocrazia, da fare il visto, queste cose qui che non sono cose che si fanno sempre, perché tendenzialmente uno se si muove per viaggio, quindi non ha bisogno di visti particolari. Però dopo alcuni mesi di visti, cercare casa eccetera, finalmente arriva il giorno della partenza. E diciamo che, vista la coincidenza del nostro aereo che arrivava su New York per poi spostarci in Virginia, abbiamo avuto anche la possibilità, ci siamo presi il piccolo lusso, ecco così, di fare una piccola vacanza a New York, che ragazzi veramente è una cosa fantastica. Voi partite, fate tutto quanto il viaggio con già l'idea di dover andare a fare una cosa fantastica e fighissima, andare a studiare fuori in un college americano eccetera, ma prima di fare tutto ciò vi fermate 4-5 giorni a New York. Veramente ragazzi è stata la ciliegina sulla torta. Siamo arrivati a Harrisburg prendendo un bus da New York. Questo pullman ci mette circa 6 ore. Avevamo già preso i biglietti direttamente dall'Italia, quindi li potete prendere su internet comodamente. E Harrisburg è una piccola città della Virginia, è accogliente, si sviluppa totalmente intorno alla James Madison University. Infatti vengono molti, molti ragazzi da vari stati degli Stati Uniti a studiare in questa università. Infatti ogni anno conta circa 20.000 studenti. È facile da girare, è piccola, si sviluppa vicino allo Shenandoah Valley, alla Shenandoah Valley, molto bella, affascinante. L'unica pecca è che ha veramente pochi mezzi pubblici, quindi per lo più è girabile a piedi o in bici. Devo dire che l'accoglienza dalla parte dell'università James Madison si è vista già dall'inizio della fase preparativa, infatti ci hanno mandato con molta precisione e cura tutti i documenti utili all'ambasciata, e inoltre prima della nostra partenza ci hanno inviato delle credenziali in cui potevamo registrarsi al sito dell'università, dal quale poi potevamo usufruire dei documenti che a noi potevano ritornare utile. Al nostro arrivo in Virginia abbiamo immediatamente contattato il nostro professore Kellner, che è colui che è stato lungo questo itinerario il nostro punto di riferimento e il nostro professore. Al nostro arrivo all'università, mentre stavamo lì a guardare la strada, le indicazioni per andare all'ufficio del prof, si avvicina un signore dandoci il benvenuto e ci accompagna direttamente all'ufficio. Dopo una presentazione vicendevole con il professore, ci ha fatto vedere e conoscere l'ambito universitario, quindi tutto quello che a noi anche poteva ritornare utile, come le fotocopiatrici, le aule in cui potevamo seguire le lezioni e cose varie. Poi alla fine ci hanno consegnato una chiave del nostro studio, quindi in 2 mesi abbiamo avuto questo studio, questo nostro ufficio, in cui erano 3 scrivanie e 3 computer.
Alla JMU abbiamo veramente potuto imparare tantissimo. Siamo tutti psicologi formati, ma ovviamente chi più chi meno si sta formando in un percorso di psicoterapia. E lì veramente abbiamo potuto vedere dal vivo quello che io personalmente ho studiato. Il percorso formativo che abbiamo fatto con il professor Ken Griffith è stato molto intenso, perché appunto avevamo poco tempo, avevamo 2 mesi e mezzo, e in 2 mesi e mezzo abbiamo toccato in maniera approfondita molti aspetti della SASB, e abbiamo toccato cose che non pensavamo ci potessero essere dietro. Infatti all'inizio ci ha fatto un corso introduttivo appunto sulla TRI, la SASB e su quello che è il case formulation. Ovviamente qui nella rivista, se non siete avvezzi a questi tipi di vigili di teoria, c'è anche un'intervista proprio della Benjamin stessa che ne parla, e quindi ci ha fatto entrare con delle lezioni private molto belle, noi tre con lui nel suo studio, ci faceva vedere proprio tutto il sistema, tutto quello che c'era da sapere, per poi poter andare a lavorare in maniera successiva. Ci ha fatto vedere delle formulazioni del caso fatte in diretta dalla Benjamin, quindi proprio come si fa la formulazione del caso e come arriva quel foglio poi allo psicologo, quindi ci ha fatto fare tutta questa parte teorica, ci ha fatto approcciare anche un pochino la ricerca, ma diciamo che lì abbiamo avuto un po' di problemi, perché appunto la ricerca è un po' più complessa, soprattutto per chi non è avvezzo, perlomeno io non sono particolarmente avvezzo in ricerca. E poi siamo entrati proprio nella fine, nell'ultimo mese, nel lato quello più della terapia, quindi proprio cosa fare con tutta questa parte teorica all'interno della stanza di terapia, e come può essere valutato anche uno psicologo che è in stanza e quanto appunto aderisce a questo sistema. Questo master è arrivato per me al terzo anno, quindi diciamo a metà percorso, e mi sono portata quindi un bagaglio non solo teorico ma anche pratico come quasi terapeuta, e questa esperienza mi ha fornito strumenti nuovi, non solo in un bagaglio teorico più solido, ma anche pratici, quindi che posso utilizzare direttamente in stanza di terapia. Devo dire che questa esperienza è stata molto arricchente per me. Il fatto di aver studiato in modo molto strutturato e dettagliato sia IRT che SASV mi ha aiutato ad conoscere dei concetti che non erano del tutto sconosciuti, ma mi hanno aiutata ad approfondirli meglio. Devo dire che ho trovato molto utile una cosa che a me era un po' sconosciuta, il fatto che all'università ci venivano date delle videoregistrazioni in cui si chiedeva di valutare sia il lavoro del terapeuta ma anche quello del paziente. Qui ho trovato molto utile le strategie che ci venivano offerte per valutare. Erano delle strategie che ti aiutavano a capire se il terapeuta nella stanza della terapia è stato colui che ha potuto, con le strategie, aiutato a bloccare un comportamento red o ha rinforzato un comportamento green. Devo dire che questa è una cosa molto, molto, molto utile nell'aver capito il come interagire e comportarsi nella stanza della terapia per aiutare il paziente ad modificare il comportamento, e cosa non fare perché potrebbe aiutare invece a rinforzare il comportamento disfunzionale. Rifarei assolutamente questa esperienza, perché oltre ad essere stata professionalmente formativa, mi ha permesso di vedere posti bellissimi. Infatti siamo andati a visitare, oltre a New York, anche Washington, la Shenandoah Valley e la città di Harrisburg, oltre a varie città limitrofe, e mi ha permesso di conoscere persone nuove, come primo fra tutti il professore Ken, davvero una persona speciale che ci ha aiutato in molte cose. E inoltre mi sono avvicinata a questa cultura diversa che avevo visto
alcuni viaggi brevi, ma non avevo mai vissuto così pienamente. Per questi motivi vi consiglio assolutamente di fare questa esperienza, perché vi arricchirà moltissimo. Devo dire che alla partenza sono stata un po' perplessa, anche quando sono partita non ero del tutto convinta, ma quando poi ho iniziato a studiare lì all'università e vedere come, che cosa veniva a noi offerto per studiare, per approfondire, lì poi qui ho molto molto apprezzato quella cosa che stavo facendo e mi sono molto molto entusiasmata. Devo dire, nonostante le difficoltà che può portare ad uscire fuori anche le spese economiche, devo dire che se oggi mi si presentasse quella possibilità lo rifarei senza pensare neanche una volta. Non aver paura a rischiare nella vita. Se rifarei questa esperienza, sì, partiamo domani insieme. Scherzi a parte, veramente è un'esperienza molto formativa, ma oltre che dal punto di vista della psicologia vera e propria, insomma del bagaglio culturale e degli studi su cose nuove che vengono fatti, anche a livello culturale, diciamo che vivere gli Stati Uniti, quella parte degli Stati Uniti più veri che non sono quelle della metropoli, ti arricchisce veramente tanto dentro. Quindi sì, veramente è un'esperienza fantastica, sia dal lato appunto puramente professionale, ma anche da quello culturale. Un saluto a tutti e spero che anche voi possiate vivere questa fantastica esperienza. Ciao! Hi, I'm Ken Critchfield, I'm a psychologist and professor here at James Madison University in Virginia, specialist in interpersonal reconstructive therapy, IRT, and structural analysis of social behavior, SASB. If you're interested in coming to visit, studying with me, I'm happy to talk about these topics with you. And introduce you to our students, help you get to know something about the United States healthcare and training systems for psychologists. So yes, if you're interested in coming to visit, I'm hoping to hear from you. And thank you.